parlando di motivazione, di comunicazione con gli altri, due fondamentali componenti che dobbiamo sempre valutare, soprattutto per noi stessi, sono i valori. Poi vedremo anche i criteri di soddisfazione. Che cos'è un valore? Se vi chiedo quali sono i vostri valori, che mi rispondete? Tu, per La esempio. moralità, La moralità, ok. la La giustizia, giustizia, vedete? la pace, Ok, pace, giustizia, serenità. serenità, pace e giustizia. Innanzitutto vediamo subito che sono tutti concetti astratti. Ricordate concreto, astratto. Concreto è ciò che posso visualizzare, vedere la lavagna è concreta. La serenità non ha un'immagine, non posso vederla, toccarla, è astratto. Quindi i valori sono sempre astratti. In realtà, come si fa a giungere a serenità, pace, tranquillità, benessere? Questi sono i valori. Chiedendosi precisamente cosa è importante per me? Tu hai dato delle risposte, ora se ti chiedo cosa è importante per te nella vita? La tranquillità, sempre È un quello, è un valore, astratto. sì, è un valore astratto. Vedi? Usiamo lo stesso colore. Tranquillità, è un tuo valore. Prima hai detto pace, Serenità. serenità. Onestà. Onestà. Estremo. Ok, ognuno che si chiede cosa è importante per me nella vita, questi. Poi possiamo anche essere un po' più specifici. Cosa è importante per me nella coppia? E qui esce la fedeltà, poi Fiducia. la fiducia, La serenità, la molta serenità. serenità. Ok, a te rimane sempre la serenità. Cosa è importante per me nel lavoro? La serenità. A te la serenità, La ok, la serenità precisione. direi che è il tuo valore fondamentale. Subito sotto la serenità, cos'è importante nel lavoro? La precisione, La costanza. la costanza, ok, sono tutte cose astratte. Quindi se mi chiedo cosa è importante per me o in un ambito oppure proprio nella vita, faccio quella che si chiama tecnicamente estrazione dei valori, cioè tiro fuori quelli che sono i miei valori. Ora, buona parte della nostra motivazione e del nostro benessere è dato proprio da quanto riesco a soddisfare i miei valori. Perché se i miei valori sono ciò che è importante per me, ma non riesco a soddisfare ciò che è importante per me, ovviamente dentro non sto molto bene, non sperimento questo grande benessere. Come faccio però a soddisfare i miei valori? Con C'è delle bisogno di situazioni un'altra. concrete. Bravissimo, c'è bisogno di situazioni concrete. Queste situazioni si chiamano proprio criteri di soddisfazione, che sono e devono essere concreti. Cioè, molto spesso tutti conosciamo i nostri valori, ma poi non abbiamo dei criteri concreti di soddisfazione di questi valori. Ora, vi insegno una piccola, proprio semplice tecnica. Una volta che avete estratto un vostro valore, o lo potete fare anche con un'altra persona, chiedete cosa è importante per te nel lavoro. Vi dice la precisione, la fiducia reciproca e il lavoro in gruppo. Vedete che queste sono cose astratte, sono valori, sono i suoi, sono giustissimi, belli, ma sono astratti. Allora, come si passa poi ai criteri? Si chiede, ok, concretamente, Come posso raggiungere come questo valore? posso aiutarti a sentire che siamo un gruppo che lavora bene, che c'è molta fiducia tra di noi e che siamo precisi nel nostro lavoro? E a quel punto dovrà dirvi azioni da fare o, non lo so, Comportamenti da comportamenti tenere. da avere, modalità di relazione. Sì, se mi sorridi mi fai capire che c'è fiducia, però io so cosa fare. Spesso diciamo a una persona, dimostrami, dammi tranquillità. Amico mio, Troppo bellissimo. generale. Ma che posso fare per darti tranquillità? Questa è una buona domanda. Cosa posso fare precisamente per mostrarti che voglio che tu sia tranquillo, per darti tranquillità? In questo modo so cosa fare. Questo è veramente dirompente, utile nelle coppie, nelle famiglie, al lavoro, con gli amici, perché spesso conosciamo, ripeto, i valori, ma non conosciamo, non diamo all'altro dei criteri di soddisfazione, non diamo a noi stessi dei criteri di soddisfazione. Quindi poi entra in campo l'interpretazione. Bravissimo.
l'interpretazione. E diciamo, vorrei essere più tranquillo, vorrei maggiore serenità in questo momento, ma se non mi chiedo mai cosa potrebbe darmi maggiore serenità, a quel punto mi posso fare magari una cosa che crea esattamente il contrario. Ok, ok, bravissimo. Thank you.